Dunque, allora, innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio il Ministero dell'Invito e in particolar modo la dottoressa Paraizzi. Dunque, obiettivo del mio intervento è quello di ripercorrere dal punto di vista gestionale i contenuti della direttiva 2060. Quindi l'approccio che seguirò nel breve intervento è quello di non ragionare tanto dal punto di vista economico, come è già stato fatto ampiamente nel corso della mattinata, ma dal punto di vista più aziendale, gestionale. Ripartendo dal concetto di analisi economica. Allora, quando la direttiva parla di analisi economica, dal punto di vista gestionale, introduce quello che è uno strumento di pianificazione strategica. Mi passi la nota il dottor Carta, che come prima ha parlato di business plan, ecco, di piano strategico. Cosa vuol dire piano strategico? Di quel piano che utilizzano tutte le aziende per definire quelle che sono le azioni da compiere per raggiungere degli obiettivi. In questo caso gli obiettivi sono gli obiettivi ambientali, le azioni sono le misure, le condizioni sono la verifica di tutta una serie di requisiti di sostenibilità che poi vedremo andando avanti. Nel parlare di piano strategico, la direttiva comunitaria e anche i documenti successivi della Commissione individuano anche le componenti di questo piano strategico, stabiliscono le fasi, dicono che deve essere fatta una ricognizione dello stato iniziale, ricognizione dal punto di vista ambientale, sociale ed economico-finanziario, ricognizione che non deve essere fatta soltanto al momento, o meglio, non doveva essere fatta soltanto all'inizio del primo ciclo di pianificazione, ma ricognizione che deve essere fatta ogni qualvolta si rivede quel piano strategico. Quindi ogni qualvolta io riavvio il mio ciclo di pianificazione, io devo rivalutare lo stato di partenza da tutti i punti di vista, perché sulla base di questa analisi io poi devo individuare quello che è il gap rispetto agli obiettivi finali della direttiva, che sono appunto l'obiettivo di buono. Stabilisce una seconda fase, che è la valutazione di misure alternative, cioè la direttiva dice devo valutare più misure possibili, più insieme di misure, e devo individuare quale insieme è migliore, quale mi determina un margine ottimale, maggiore, diciamo, tra quelli che sono i benefici costi. Sulla base di questa valutazione di misure alternative devo arrivare a quelle che sono le misure definitive, quindi non è nient'altro che appunto un processo di pianificazione strategica per quello che in economia aziendale si intende per pianificazione strategica. La direttiva comunitaria individua l'ambito di riferimento, il distretto, definisce lo strumento, che è il piano di gestione, e definisce i principi che devono essere rispettati per l'individuazione delle misure, che sono da una parte una sostenibilità delle misure, quindi quando parlo di sostenibilità di misure parlo sia di sostenibilità economica e finanziaria del piano di gestione, e parlo anche di un altro concetto che è stato introdotto negli ultimi documenti e che è stato recepito anche dalle nostre linee guida, che è l'affordability, cioè sostenibilità del piano dal punto di vista economico e finanziario, e sostenibilità per chi? Per chi? Per i vari settori di impiego della risorsa. Quindi affordability, capacità, ability to pay, verifica dell'ability to pay dei singoli settori di utilizzo della risorsa. Altro principio, il full cost recovery. Le misure sono effettivamente, possono essere nel piano di gestione se garantiscono la copertura dei costi, la totale copertura dei costi a tendere, che comprendono ovviamente oltre a costi finanziari anche quelli ambientali della risorsa. Ultimo principio, il polluter pays principle.
Io devo fare in modo che chi ha effettivamente impattato nella risorsa contribuisca poi alla copertura di quelle che sono le azioni che devo mettere in atto per ripristinare quel danno causato sull'ecosistema stesso. Quindi che cosa si va a individuare in questo modo? Si va a individuare un sistema di pianificazione complesso che richiede l'ottenimento di più livelli di equilibrio, perché io devo avere un equilibrio fra i diversi settori, almeno idropotabile, industriale, irriguo. Equilibrio cosa vuol dire? Che ogni settore deve contribuire in maniera coerente a quello che è l'impatto generato sulla risorsa alla copertura delle misure che poi io prevedo di realizzare. Ma devo avere anche un altro equilibrio, quello fra profilo ambientale, sociale ed economico. Perché se è vero che l'obiettivo finale è quello ambientale, è anche vero che se io non ho un equilibrio dal punto di vista sociale ed economico, io non posso conseguire nemmeno l'obiettivo ambientale, perché quelle misure che ho previsto poi di fatto non sono realizzabili e quindi non possono essere contenute all'interno del piano di gestione. Quindi due equilibri, equilibri fra settori diversi, equilibri fra più profili. Ultimo equilibrio, ma non per ultimo meno importante degli altri, equilibrio fra più livelli di pianificazione. Perché dico questo? Perché il sistema di pianificazione che vado ad individuare, per quale motivo è complesso? Perché da una parte ho una pianificazione di distretto, quindi ho un piano di gestione che mi va a guardare l'intero distretto. Ma allo stesso tempo questo piano di gestione, per essere attuato, deve essere coerente con le pianificazioni o comunque con le regolazioni che ci sono all'interno degli altri settori. Perché se non c'è questa coerenza, quello che è contenuto, passatemi l'espressione, nel piano di gestione diventa un mondo di sogni, perché di fatto io l'ho messo nel piano di gestione, ma poi non sono in grado di attuarlo perché nelle singole pianificazioni o nelle singole regolazioni di settore non sono presenti, non sono realizzabili. E quindi quale sarebbe il percorso che dovrebbe essere seguito? Ci dovrebbe essere un sistema integrato di definizione degli obiettivi e delle misure. Quel classico processo che in economia aziendale si dice definito secondo una logica top-down, bottom-up, ovvero ci dovrebbe essere una collaborazione fra livello più alto, piano di gestione, che è quel livello che garantisce una visione completa, perché soltanto chi ha la visione completa del distretto può guardare a tutti i profili e può guardare a tutti i settori, perché ha una visione completa. E allo stesso tempo però deve avere anche il contributo della parte operativa, quindi dei livelli operativi, quindi dei singoli settori di utilizzo della risorsa, perché soltanto questi settori poi hanno una conoscenza specifica del settore a cui la pianificazione specifica si rivolge. Quale sarebbe il meccanismo ideale? Il meccanismo ideale sarebbe quello che in qualsiasi azienda si segue, cioè dall'alto partono gli indirizzi, le linee guida, i primi obiettivi, le misure fondamentali. Queste vengono verificate a livello di singole pianificazioni o regolazioni, si verifica la sostenibilità all'interno delle stesse e poi da queste si ritorna al piano di gestione dove si verifica la sostenibilità complessiva. Ovviamente sto parlando di un sistema complesso da cui siamo un po' lontani forse in questo momento, però ritengo che, ripeto, dal punto di vista gestionale, se si voglia parlare di piano di gestione dobbiamo parlarne in quest'ottica qui, perché altrimenti continueremo a mandare in Europa dei piani di gestione che sulla carta sono sostenibili, che sulla carta hanno costi internalizzati, che rispettano il principio del full cost recovery, che hanno tutti i requisiti che di fatto la comunità europea ci chiede. Però dal punto di vista concreto in realtà sono soltanto un documento astratto, perché poi di fatto
quelle misure che sono all'interno del piano di gestione potrebbero non essere attuabili all'interno dei singoli settori o potrebbero derivare da delle informazioni non corrette, perché appunto non c'è stato questo dialogo, questo interscambio di informazioni fra il livello più alto e il livello più basso. Questo è quindi è il primo aspetto a cui le istituzioni, compito delle istituzioni, cioè definire questo e formalizzare questo processo. Formalizzare questo processo vuol dire tante cose, vuol dire definire un processo unico, articolato in tante fasi, che coinvolge vari livelli istituzionali, che coinvolge vari attori, all'interno del quale sono definite tempistiche e persone, perché si deve sapere bene, si deve sapere chiaramente chi è responsabile di cosa nei singoli settori, cosa che spesso appunto anche questa sfugge, è uno dei limiti. L'altro aspetto è la creazione di un sistema di reporting integrato. Cosa vuol dire un sistema di reporting integrato? Vuol dire un sistema, cioè quando abbiamo fatto la pianificazione, sì, abbiamo fatto l'analisi economica, una parte dell'analisi economica, la prima, la pianificazione, ma non abbiamo fatto la seconda, cioè il controllo, quel controllo che ci serve per capire se siamo in linea con quello che abbiamo pianificato o ancora più importante se dobbiamo mettere in atto delle azioni correttive per raggiungere quegli obiettivi che mi ero posto, perché magari quando avevo fatto la pianificazione non avevo tutte le informazioni necessarie. E direi che in questo momento questa è un'ipotesi molto probabile, perché poi vedremo dopo la carenza di informazioni, la mancanza di dati, uno strumento comunque che viene utilizzato per la prima volta, ci sta che ovviamente si definiscano degli obiettivi e delle misure che poi effettivamente quello che diceva prima, l'efficacia stessa delle misure, cioè forse non ho nemmeno gli strumenti ancora per determinarle. Quindi un sistema di reporting corretto in questo caso sicuramente mi può aiutare. Cosa vuol dire sistema di reporting? Vuol dire che deve coinvolgere tutti i settori di utilizzo della risorsa, deve aver riguardo a tutti gli obiettivi che io ho nella pianificazione, deve dare un chiaro collegamento tra obiettivi, misure, costi e tempi di realizzazione di quelle misure. Questo vuol dire reporting. Cioè io devo avere chiaro, e questo lo devo avere in sede di reporting e di pianificazione, devo avere chiaro a fronte di determinati obiettivi quali sono le azioni che dovrò mettere in atto per il raggiungimento di quegli obiettivi, quali sono i costi e quali sono i tempi di realizzazione. E devo essere in grado di verificare se li ho rispettati in maniera, si dice in economia aziendale, tempestiva. Cioè non basta che io vada a verificare quello che spesso accade alla fine del ciclo. Io lo devo verificare nel corso del ciclo, perché se lo verifico alla fine potrò dire sono stato bravo, non sono stato bravo. Però poi magari sì, posso reintervenire nel ciclo successivo, ma ho perso del tempo. Quello che devo fare è fare ovviamente un reporting periodico. Reporting multidimensionale sicuramente, perché se io penso a un sistema di indicatori, devo pensare a un sistema di indicatori che guardi a tutti i profili della gestione della risorsa, quindi a quello ambientale, a quello economico, a quello sociale, e che cerchi di collegare in maniera corretta i diversi profili. Una riflessione sulla questione del reporting. Di reporting, qui c'è anche qualche operatore del servizio idrico integrato, in questi anni ce n'è stato tanto. Tanti enti hanno chiesto dati, molte volte gli stessi dati in forma diversa. Ecco, ora quello, il rischio che non si deve correre è di non creare un ulteriore reporting, cioè ancora una volta richiedo le stesse informazioni, magari semplicemente in modo diverso, perché questo sicuramente in economia aziendale genera dei costi inutili che non servono assolutamente a niente e distruggono anche la credibilità poi del sistema. Cosa voglio dire in questo? Voglio dire che a mio parere dovrebbe innanzitutto essere definita una metodologia a livello nazionale.
cioè ci deve essere una metodologia valida per tutti. Questo non vuol dire che poi si va a intaccare l'autonomia delle singole autorità di controllo, no, ci mancherebbe, però su certi punti devono essere messi, su degli aspetti devono essere messi dei punti fermi a livello nazionale, cioè quali sono gli indicatori, in particolar modo con riferimento agli aspetti principali. L'altro aspetto importante, che è un po' quello, la problematica che c'è anche in sede di pianificazione, è che bisogna chiarire il ruolo dei diversi attori coinvolti. Cioè deve essere chiaro chi controlla cosa. Cioè non si può tutti controllare a caso quello che si ritiene sia il nostro potere. Bisogna capire chiaramente, i soggetti sono tanti, sono tutti coinvolti, c'è il ministero, c'è l'autorità di distretto, c'è la regione, c'è l'AIVO, c'è l'autorità di ANCO, ognuno con le sue funzioni. Deve essere chiarito all'interno di questo processo qual è il ruolo dei singoli attori coinvolti. L'altro aspetto è più di natura contabile. Stamattina ci ha già dato degli indirizzi Lorenzo Bardelli, quindi in attesa di questo io ribadisco dal punto di vista aziendale l'importanza che siano chiaramente definite quale attività, okay, sono collegate poi a quelli che sono i costi ambientali della risorsa, perché parlare di depurazione è parlare di un mondo immenso, ma cosa vuol dire? Cosa è costo ambientale? Questo è il punto, cioè al di là della definizione economica che viene data di costo ambientale, ma andando a spacchettare, a segmentare, ad analizzare il processo, perché questo dobbiamo fare, perdonatemi, io sono un'aziendalista, quindi ragiono solo da questo punto di vista. Andando a segmentare il processo, io devo capire quali parti di questo processo sono o non sono riconducibili poi a costi ambientali e della risorsa. E questo lo devo fare sia con riferimento alla parte di esercizio, quindi alla gestione, ai costi di esercizio, che ai costi di capitale, quindi agli investimenti, a quelle misure che sono costi di capitale. Anche questo, e mi sembra sia nelle linee di quello che stavo detto stamattina, a mio parere deve essere fatto a livello nazionale. Poi, ovviamente, anche qui ci saranno degli aspetti peculiari che possono riguardare un distretto, un territorio piuttosto che un altro, però una definizione a livello, nazionale di quello che, di quali attività interessano, sicuramente deve essere fatto. Altro aspetto, la creazione di una banca dati. Aspetto critico, assolutamente. Io ho partecipato alla definizione di un'analisi economica e devo dire che la carenza di dati è l'elemento essenziale. Cioè, perché la carenza di dati? Perché a volte i dati non ci sono, e questa è un'ipotesi, ma a volte i dati ci sono, il problema è che ce ne sono troppi. Cioè, ci sono tanti enti che raccolgono gli stessi dati e questi enti raccolgono dati diversi. Faccio un esempio, il mondo dell'industriale, Unioncamere mi dà dei dati, l'Istat me ne dà altri. Cioè, questo è stato il ragionamento. Oppure un ente mi dà una parte di dati e un altro ente me ne dà un'altra parte, ma queste due parti fra di loro non dialogano. Da una parte ho i dati economici, il fatturato, gli addetti, okay, l'aspetto più economico-sociale, dall'altro ho più il ragionamento in termini di impatto, ma quando vado a vedere le aziende neppure il numero di aziende torna. Quindi questo è un serio problema. Come si fa a fare l'analisi economica non disponendo di dati certi o comunque univocamente conosciuti? Quindi, altro aspetto fondamentale è, a mio parere, una creazione di una banca dati, direi a livello nazionale. Per molti aspetti l'abbiamo detto e ridetto nel gruppo, insomma ci abbiamo ragionato tante volte, una banca dati nazionale che raccolga i dati elementari che servono per l'analisi. Sbagliati, giusti, meglio giusti ovviamente, ma anche se sbagliati è importante lo stesso ci siano, perché allora i diversi livelli di pianificazione, quelli di cui ho parlato all'inizio, il distretto, i settori, almeno ragionano tutti sugli stessi dati. Perlomeno se io ragiono in termini di sostenibilità nell'idropotabile con dei dati, io so che anche il distretto ragiona su quei dati. Invece rischio che questo non avvenga, perché magari
sono giuste tutte le valutazioni che vengono fatte, ma sono in contrasto perché sono diversi i dati che ho utilizzato. Quindi questo è un altro elemento essenziale. L'ultimo aspetto, anche questo è quello che è l'attività in corso che sta svolgendo l'AIGE, cosa si intende per costi ambientali, cioè cosa si intende dal punto di vista costi ambientali e della risorsa, scusatemi, dal punto di vista economico-finanziario. Costi di esercizio, costi di capitale. Allora, innanzitutto costi di esercizio. Quali sono i costi di esercizio che possono essere considerati costi ambientali? Se io ragiono in termini di copertura del costo, a me non rileva tanto che li chiami costi finanziari o costi ambientali, perché comunque, facendo riferimento al servizio idrico integrato, il metodo tariffario mi prevede la copertura di entrambi. Quel che è diverso è il ragionamento che faccio su quei costi, perché se io definisco in futuro un costo come costo ambientale, poi mi devo porre anche il problema se è nel servizio idrico integrato, ma è di competenza del servizio idrico integrato, cioè se deve essere effettivamente coperto dal servizio idrico integrato, oppure è lì, ma è in qualche modo coperto da un contributo che viene dato da un altro settore, perché magari ha l'impatto generato da un altro settore. Quindi chiamarlo costo finanziario o costo ambientale, sto parlando ovviamente per il futuro, perché per il passato, come abbiamo detto, sono tutti costi finanziari perché già coperti. Per il futuro forse su questo andrebbe fatta una riflessione, costo finanziario o costo ambientale da internalizzare, internalizzato perché già previsto all'interno della pianificazione. Costi di capitale. Costi di capitale. Allora, quando sorge il costo ambientale? Il costo ambientale sorge quando, prima della misura, perché il costo ambientale sorge quando è generato il danno. Questo costo ambientale diventa internalizzato quando è ricompreso all'interno di una pianificazione. E allora qui la prima domanda: quale pianificazione? Si risponderebbe subito: piano di gestione. Secondo me non è sufficiente, perché ritorno al discorso che ho fatto prima, perché se è nel piano di gestione, ma non è nelle singole pianificazioni, è in un documento astratto. Cioè, perché sia veramente internalizzato, a mio parere, deve essere contenuto sia nel piano di gestione che nelle singole pianificazioni. Il nesso di correlazione. Perché il nesso di correlazione. Non la misura non può. Esatto, perché altrimenti io mando in Europa, dichiaro in Europa un costo internalizzato che in realtà probabilmente internalizzato non è, cioè lo è soltanto sulla carta. Altro aspetto, quando è finanziario? È finanziario quando l'opera è conclusa, questo a parere mio, ed entra in funzione, perché fino a... E qui mi dovrei porre anche una domanda, subito, perché quando entra in funzione l'opera, io già sto parlando di interventi in questo momento, poi sappiamo che le misure sono oltre gli interventi, sto semplificando il ragionamento. Quando entra in funzione l'opera, ho già coperto il costo ambientale? Boh. Non lo so, forse no, ci vorrà un po' di tempo, forse, un qualche anno. Ho recuperato il danno, ma non ho coperto il costo. Ho recuperato il danno, non so nemmeno se ho recuperato il danno, perché magari per recuperare il danno ho bisogno di qualche anno di funzionamento di quell'impianto. Quindi sì, diciamo, ora ovviamente dobbiamo semplificare, perché se non semplifichiamo non andiamo più avanti, diciamo, quando l'opera è conclusa e entra in funzione probabilmente il costo diventa finanziario, però poi di fatto se dovessi guardare dal punto di vista ambientale forse non è più così. Il full cost recovery. Il full cost recovery è un'altra cosa, nel senso, noi, sto parlando di servizi di idrico integrato, ma potrei parlare anche degli altri settori, nel momento in cui diciamo che quella misura è sostenibile in quel ciclo di pianificazione, sto dicendo che ne ho verificato la sostenibilità, che so che la posso realizzare. Questo non vuol dire che sto dichiarando che quel costo in quell'arco di tempo, in quel ciclo di pianificazione, è completamente coperto, perché sappiamo tutti che la copertura di quel costo poi dipende dal metodo tariffario.
ok? Cioè un'opera stessa io la copro dal punto di vista del costo con l'introito tariffario, via via si manifesta l'ammortamento, quindi la copro sicuramente in un periodo più lungo. Quindi dichiaro che quel piano è sostenibile, quella misura è sostenibile, e dichiaro che sarà coperta secondo il metodo tariffario, giustamente, perché poi è il sistema che regola quel settore. Ultimo aspetto, e qui mi riferisco all'autorità per l'energia elettrica e il gas, sono sicuramente una delle tante riflessioni che vengono fatte. Si è parlato stamani di contabilità separata. Il principale problema della contabilità separata, al di là di individuare chiaramente quali sono le componenti attribuibili a quella misura, ha un altro problema grosso, cioè capire intanto i costi comuni li devo in qualche modo ricondurre al costo ambientale oppure no, questa è la prima domanda ovviamente. Se sì, come faccio? Questa è la contabilità analitica, no? il criterio del ribaltamento del costo comune. Se io penso già al metodo tariffario e penso ai costi di capitale, io ho il costo della misura, ma ho anche una componente, oneri finanziari e oneri tributari, e quindi mi viene immediata la domanda: rientrano nel costo ambientale oppure no? Sono una quota del costo ambientale oppure no? Ecco, questo per fare un esempio, ma questi sono due componenti di costo tipiche, poi ce ne sono ovviamente altre. In sintesi, che cosa voglio dire? Voglio dire che se io ragiono sulla direttiva comunitaria dal punto di vista aziendale, ragiono su una cosa molto complessa, che a mio parere difficilmente può essere attuata se io non metto in atto alcuni di questi principi di cui si è parlato. Alcuni sono semplicemente strumenti, perché la contabilità separata, il sistema di reporting che aiutano sicuramente, altri sono di livello molto più istituzionale, che riguardano molto più la governance, perché ovviamente ritengo che la vera efficacia di tutto questo sistema sia collegata effettivamente a quel disegno, a quella formalizzazione di quel processo di pianificazione e controllo, che oggi secondo me è ancora lontano. L'abbiamo visto anche negli interventi, cioè ragioniamo il rigo, sì, industriale non ne abbiamo parlato poco, idropotabile, cioè non si ragiona in maniera congiunta, ma parlare di piano di gestione significa indubbiamente ragionare in maniera congiunta, perché altrimenti a mio parere sarà difficile dal punto di vista aziendale individuare le misure adeguate per raggiungere gli obiettivi. Grazie. Grazie mille.